Allora, amici, iniziamo questa specie di video. Se non ci disturba nessuno, 10 minuti ho finito. 10 minuti, proprio 10 e ho finito. Così tolgo tutte queste cose di in mezzo, per sempre. Allora, io apro subito questo video per parlare del drone, che poi non si chiama drone, è un fly. E già cambia qualsiasi cosa che uno gli venga in mente di dire riguardante i droni. Dice: ma questo drone non è un drone. Quindi avete sbagliato prodotto. È un fly. Che differenza c'è tra un fly e un drone? C'è molta differenza. Moltissima differenza. I droni professionali sono tipo quelli che utilizzano magari anche i vigili del fuoco, carabinieri, polizia, un altro tipo di droni. Questi sono fly. Sono droni fino ad arrivare al modello pro, modello professionale, quindi sta per pro professionale, quindi DJI Mavic Mini, DJI Mavic Air 2, e non sono professionali. Poi c'è il DJI Mavic Pro 2, ecco, cioè la scritta Pro davanti. Quello è professionale, però professionale ad uso commerciale. Cosa offrono tutti e tre i droni? Chiamiamoli droni, vabbè. Cosa offrono? Offrono qualcosa in più rispetto a un altro, proprio per una differenza di prezzo. Perché noi partiamo da 500 euro per la versione combo, che include due batterie in più, più tutte le altre cose che non servono. Ci sono solo le batterie da prendere. Ve lo dico subito, chiaro. Dice: ma c'è la borsa? Sì, c'è la borsa. Ve la faccio vedere un attimo, anche se ce l'avete vista, però io vi do subito il mio parere. Questa è una bellissima borsa. Peccato che è un portauova. Tant'è vero che il materiale con cui è costruito è lo stesso cartone che ci mettono le uova di dentro. Quindi questo per portare le uova è ottimo. Quindi come borsa DJI, se andate sul sito, le vende le borse per i droni. Questa che fa è include la versione combo, ha preso un cartone di uova. L'ha tappezzato dal tappezziere, è andato. Cioè, me le tappezzi 10.000. Con che cosa? Ci metti un materiale così di sopra e tappezzi. È uova. Inoltre, questa parte qui bisogna fare una modifica. Perché? Perché se noi vogliamo iniziare a mettere il piccoletto con questi accessori, che sono, io non li chiamerei accessori. Siamo costretti a comprare certi tipi di accessori perché senza questi lui è quasi poggiato con la pancia per terra. Quindi queste sono delle griglie di aria. E almeno 5 centimetri me li vuoi tenere sollevati dal pavimento. Perché se tu vai a volare, questa altezza lo puoi mettere sul prato, a terra sul prato, sulla sabbia, sugli scogli, da dove vuoi tu, no? Parti rocciose, parti di montagna. E questo tocca per te. Perché sei quasi a un centimetro, uno. Quindi questo poggia per te. Quindi questi accessori sono obbligati. Adesso, questi accessori non è che noi ci dobbiamo mettere a fare l'elmetto ogni 5 secondi. Li togli dalla borsa, li metti nella borsa, li leviamo. Perché? Perché anche se tu li chiudi questi, li chiudi tutti, qui dentro talmente lo spazio è stretto che non ci entra. Già non c'entrava, c'entra così stretto stretto senza niente. Questo, il fatto che ci entra stretto stretto senza niente, i primi tempi ha causato tantissimi problemi. Perché? Perché le eliche
già da nuove mai usate le eliche, poi in fase di fabbrica che vengono messe lì dentro, già praticamente ti arrivavano a casa le eliche danneggiate, perché è talmente stretto che le eliche si degradavano. Cioè, ti arrivavano a casa il drone, il fly, con le eliche già danneggiate. Come te ne accorgevi che erano danneggiate? Appena lo accendevi, lo mettevi in volo, ti diceva di atterrare perché la pala sinistra era da sostituire. Sì, ma tu dici, ma io l'ho appena acceso, ancora ci devo volare, già mi dici di cambiare la pala sinistra. Certo, perché? A seguito a qualche aggiornamento, quindi a seguito a 500 miliardi di lamentele, cosa ha pensato di fare Mr. DJ? Abolire il segnale di allarme riguardante le eliche. Sapete perché l'ha abolito? Perché ha fatto un aggiornamento. Adesso, anche se le frantumate, le sbattete al muro, no? Questo segnale è sparito, cioè è scomparso. Cioè, l'ha proprio annullato lui. Cioè, se prima usciva il segnale anomalia, sostituire pale, ancora dovevi volarci per farci il primo volo. E già ti dava l'anomalia perché le pale si difettavano all'interno della confezione. Ora questo segnale è sparito. E ve ne accorgete perché? Se capita che voi lo comprate, se capita che vi cade per terra, se capita che queste cose sbattono in qualche posto, e sbattono abbastanza forti, il segnale che le eliche sono danneggiate non ve lo darà mai. Ma è buono per noi questo fatto, tanto vola lo stesso. Sono delicate, ma sono molto resistenti. Cioè, questo cade, non si fa mai niente. Questo sbattono e non si fanno niente. Cioè, sembrano tipo delicate, ma non lo è delicato questo piccoletto. Questo è forte. Questo qua sbatte e già sa come deve sbattere, sa come deve cadere per non farsi male. Infatti, voi lo prendete da terra, troverete il braccetto semichiuso, lo riaprite, controllate. Controllate sempre prima di volare le eliche, se sono avvitate bene, date un controllo, fate un po' di controlli, ecco, che non fanno mai male prima di farlo volare in cielo, sto coso. Fate sempre dei piccoli test, controllate la videocamera, la gimbal, queste su tre assi, vedete come si muove su tre assi? Io sto morendo dal caldo, questa cosa non va bene. Alexa, musica. Alle mie spalle c'è un iPhone. Io voglio subito aprire una parentesi e chiuderla immediatamente sui telefoni perché non mi interessano. Ma voglio subito portarvi a riflettere su un qualche cosa che purtroppo. Alexa, stacca musica, basta. Questo è un iPhone 11. Io sono passato da iPhone 6 ad iPhone 11. Io non sono passato da iPhone 10 ad iPhone 11, da iPhone 8 ad iPhone, perché se io sono passato da iPhone 6 ad iPhone 11, perché? Perché l'iPhone 6 non vola con il drone, questo non funziona, metti il cavetto, metti l'applicazione, l'iPhone 6 non funziona, perché ci vuole un aggiornamento. iOS 13, minimo iOS 13, il iPhone 6, questi Apple stemmer hanno deciso che il mio iPhone 6 doveva morire. Quando l'ho comprato era buono, poi loro hanno dato una data di morte. Questo si aggiornerà fino a 12.4 e non va più bene per nessuna cosa. Ho comprato questo qui 10 mesi fa, 10 mesi fa, l'Apple Watch 5, che non si connette con l'iPhone 6. Quindi una volta comprato, l'ho dovuto tenere conservato 8 mesi da quando l'ho comprato, adesso lo posso usare con l'iPhone 11.
Voi dite, ma è del caso. Questi due iPhone, su questi due iPhone, è del caso, perché questo qui, a parte che si scarica velocemente come sta facendo l'iPhone 11, che neanche l'ho usato, già si scarica, ma questo qui ho problemi di batteria, problemi che non si sente più quando parla al telefono, problemi di tutti i tipi, ormai è vecchio. E lo devo, potrei anche tenerlo, cambiargli qualche cosa, farlo riparare, insomma, se ne vale la pena con 50 euro e me lo posso anche tenere. Però il problema dell'iPhone qual è? Quando voi vedete i nostri YouTubers nazionali su YouTube, ma io li seguo perché sono tutti bravi e tecnicamente preparati, ma quando dicono vale la pena passare da iPhone X all'iPhone 11, no, no. Non dovete passare da iPhone X all'iPhone 11, ma neanche da iPhone 8 all'iPhone 11, ma neanche da iPhone 7 all'iPhone 11, ma neanche da iPhone 6S ad iPhone 11. Sapete perché? Perché sono tutti uguali i telefoni. Io questo qui non l'ho neanche ancora guardato bene di dentro come è combinato, perché tanto è uguale all'iPhone 6. Cambia qualche cosa nella fotocamera che fa le fotografie più belle, fa questo più bello. Quindi ne vale la pena passare da un iPhone 6S ad un iPhone 11? No! Fino a quando l'iPhone 6S non si rompe, muore completamente, distrutto, allora sì, ne vale la pena che vi comprate un altro iPhone. Magari vi comprate, fate uno sforzo e vi comprate l'ultimo tipo, l'ultimo modello che è uscito all'occasione, così vi durerà altri 5 anni. Ma non ne vale la pena. Si cambia iPhone quando il vostro iPhone è arrivato. Basta, non ne vuole più. Perché questa Apple ci mangia su queste cose. Ora non sono qui a farvi la retorica sui vostri soldi, per l'amor del cielo. Tanto con tutte queste promozioni che fanno e vi invogliano a indebitarvi inutilmente, che sono tutto uguali, sono tutto uguali. Ora si aspettano tutti l'iPhone 12 5G. Chiudo subito questa parentesi sugli iPhone che non ci interessa. Lo possiamo togliere. Passiamo a lui. DJ Mavic Mini. Mini perché Mini? Perché è piccolo. Allora, io questo lo consiglio. Se vedete l'ultimo video che io ho fatto, potete vedere benissimo come si vede. La luce, tutto. Nulla da invidiare sui suoi fratelli maggiori, iPhone Air 2, che è in 4K, e iPhone, scusa, il drone DJI Mavic Air 2 e il Mavic Pro 2, nulla da invidiare, anche se loro sono in 4K, perché tanto quando voi caricate questi benedetti video e li pubblicate su YouTube, li pubblicate lì, su 4K non è che è tanto 4K da come si vede poi nella televisione. Cioè, secondo me ci vuole, c'è bisogno, no, secondo me c'è bisogno di una SD, innanzitutto comprate la SD adatta per i video, una SD potente, adatta, perché questa è fondamentale per la trasmissione dei video, perché lui registra sulla SD che voi ci mettete. Quindi questa SD deve essere una SD adatta per poter fare video in HD o in 4K. L'importante è che sia una SD adatta. Non comprate una semplice SD, perché non va bene. È uno dei motivi per la quale poi i video si vedono male, non dipende dalla videocamera, certe volte, o dal modo come viene pubblicato, ma dalla SD. Quindi la SD è fondamentale. Andiamo subito adesso velocemente al succo del pomodoro, perché io devo finire questa recensione e devo togliermi davanti per almeno 6 mesi, anzi no, sta arrivando un robot pulisci i pavimenti. Siccome si è aperto un commercio su questi robot, all'inizio costavano 1.000 euro, 800, 900, all'inizio, non se li comprava nessuno. Adesso costano 150, 200,
300, il migliore in assoluto 400. Io ne ho comprato uno che vi posso assicurare che prima di sceglierlo l'ho paragonato a tanti altri. E quindi ho trovato il giusto qualità-prezzo, rapporto qualità-prezzo. Qualità ottima, prezzo ottimo. Però in questo caso dovete acquistare il prodotto sulla casa madre e non su Amazon, perché su Amazon lo stesso robot che ho acquistato io lo vendono 269 euro, mentre sul sito ufficiale del prodotto, andandoci da Google, scrivete il nome del prodotto, che ne parleremo quando arriverà, e scegliete lì il prodotto, lo ordinate lì, perché lì costa 180 euro, mentre su Amazon lo vendono 269 euro. Io ho fatto l'email ad Amazon per cercare di fagli accorgere ad Amazon di questa notevole differenza di prezzo. Magari c'è un errore su Amazon, oppure non aggiornano i prezzi. E comunque sì, ne parleremo quando arriverà di questo robot lavapavimenti. Lui diciamo spazza per terra, toglie tutte le briciole, cammina solo per i fatti suoi, si fa una panoramica dell'appartamento. E se lo fotografa, già lui conosce la casa, sa dove iniziare a pulire. Poi quando lui si è fatto tutto l'appartamento, se lui si scarica, si va a ricaricare automaticamente. Poi quando vuoi, mettiamo caso, volete che lui ci passi anche il panno, perché nel panno umido cambiate la vaschetta delle briciole, della polvere, e mettete la vaschetta dell'acqua, ci aggiungete dentro dell'ammoniaca, amochina, qualche cosa che disinfetta. E lui si lava anche per sé. No, non è che si lava a livello come pasta del mocio, però si vede questo pavimento umido. Comunque, se riesce a togliere ulteriore polvere. Ma andiamo adesso al nostro mini drone. Noi parliamo direttamente degli accessori, di quello che serve. Che serve? Quando voi comprate il mini drone, vi arriva, come io già avevo detto nel primo video, con questi motori aperti. Questo è grave che siano aperti. È molto grave. Questo qui dentro ci sono dei fili che dovrebbero essere coperti da questi tappi. Non per questo li vendono. Li vendono. Perché se non era grave non li vendevano, non sono per l'imbellimento questi. Anche se li fa belli, ce lo rendono grazioso, queste cose rosse, ma servono per l'imbellimento, cioè non solo per l'imbellimento. Questi servono per coprire tutta la terra, la polvere che ci può entrare dentro nel momento che lui decolla. Cioè si azionano i motori e girano le eliche. E quindi può entrare qualcosa dentro. Adesso noi vediamo che io l'ho alzato da almeno 5 centimetri con questi piedini, perché se noi questi piedini lì non li montiamo, lui è troppo basso, come vi dicevo, è troppo basso. Cioè, proprio sembra che tocca la tavola direttamente, cioè è bassissimo, questo tocca per terra. Allora, questi qua sono degli accessori che non si possono fare a meno. Ora, con loro messi, lui si può chiudere tranquillamente. Ora faccio vedere. Uno, due, tre e quattro. Chiusi. È chiuso, non c'è bisogno che li levate. Ma siccome abbiamo questa borsa di merda e non c'entra, perché già lui arriva che qui dentro entra forzato, quindi con questi cosi, vedete, non entra, cioè non entra, non entra perché ci sono anche i tappi, ma siccome sono fondamentali, è meglio la borsa o avere lui al sicuro, cioè con i tappi, questi piedini.
Ora, una volta che voi montate i piedini e i tappi, questa borsa non la potete più usare. Questa borsa, questo portauova che tutti dicono bella e pelle, che odore di nuovo, che profumo di nuovo. Questo è un portauova. Se non ci credete, attimo solo, e ve lo faccio vedere. 1, 2, 3, ecco. Perché le cose, se le dobbiamo fare, le facciamo buone o niente, no? Io non sono tecnicamente, non vi parlo tecnicamente delle cose le fanno gli altri nelle altre recensioni. Io vi parlo della praticità, pratichità, praticità, pratichità, pratichetecata. Questo è un portauova. Per andare in campagna, chiudete e vi portate le uova. Ligia Mavic, versione combo. Che della versione combo c'era vendere solo le due batterie. Ma comunque sia. Comunque sia, le due batterie costano sui 90 euro. La versione combo è 100 euro in più. Non credo che voi vogliate volare con una batteria sola di mezz'ora, che poi non è mezz'ora. Considerate la partenza e l'arrivo, cioè lui non lo dovete portare la batteria fino a 5% perché la distruggete, la rompete la batteria. La batteria già al 10%, già lui si attiva il ritorno automatico al 10%, per cui, ma queste batterie le dovete consumare fino al 20% e poi la cambiate con l'altro. Io penso che la versione combo vi serve per le batterie, per avere altre due batterie, per cui vi pigliate questo portauova e tante altre fessarie di cui il giravite per sfittare le eliche che io l'ho usato. Questo giravite l'ho usato per sfittare le eliche. Siccome è scadente, è quello che ci sono nei negozi dei cinesi, questo, preciso. Questo lo vendono dai cinesi. Vabbè, loro sono cinesi, cioè giusto, non è che è scadente. E allora, quando andate sulla testa per svitare l'elica, fate attenzione di non rovinare la testa e tenete bene fermo questo punto di qui. Quindi con una mano tenete fermo il motore, non lo fate girare questo. Fermo. E con l'altra mano svitate la vite, facendo attenzione di non rovinare nulla. Non la dovete stringere fortissimo, tipo meccanici, tipo le ruote della macchina. Perché la scassate tutta. Quindi se dovete montare questi copri-motori, sono motori, ok, copri-motori, fate attenzione a usare questa specie di giravite perché rovinate tutto. Quindi fate molta attenzione. O ve lo fate fare da qualcuno che è bravo a svitare queste cose piccole. Fatevi aiutare perché comunque sia, non è né facile, ma neanche difficile. E allora, quindi stiamo facendo una buona recensione, no? Mi sta piacendo. L'iPhone, cambiatelo quando è arrivato a mare, proprio. Quando non le potete più, cambiate iPhone. Non da 10 a 11, come dicono le recensioni. Ma ne vale la pena passare dall'iPhone X all'iPhone 11? Ma magari Dio l'avessi avuto io l'iPhone X. Ti dicevo no. Perché? Che cosa c'ha l'iPhone 11 che non ha l'iPhone X? Tre videocamere? E quindi? Cioè, e tu cambi telefono perché c'è queste cose. E allora, quindi, importante come accessori sono questi tappi e questi piedini. Questi non devono mancare. Come dire, io li compro, comprate il mini, ma compratelo direttamente già con questi accessori. Direttamente. Non volate senza.
si può fare tranquillamente una volta che avete montato queste cose, qui non c'entra più. Si può fare una modifica. Si prende un coltello, piano piano, si taglia la parte in più, si taglia la parte in più, piano piano, almeno la utilizzate, no? Fino a renderlo capiente, se ci riusciamo. Altrimenti vendono borse come queste a 3 euro, che sono 100.000 volte meglio di quelle. A 3 euro prendi e lo metti qua per com'è, finito, visto? C'entra. Qui ci metti il caricabatterie, qui accanto ci metti il joystick, qui qua sopra ci metti tutte le altre cose, chiudi e te ne vai a volare. 3 euro, che fa? Non ti piace perché non c'è scritto DJ? Tanto mica devo volare la borsa, vola il DJ, non vola la borsa. 3 euro. E risparmiate di tagliare quella, di fare bordello qua, qua. Quella lasciate per com'è e usate qualcosa del genere. Come idea è buona, avete visto che sono brava a fare le recensioni. Però magari Dio avessi finito, o fossi finito. Questa è la patente. Patente. Perché ci vuole la patente per guidare il drone. C'è la patente. ENAC. 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 Quelli che ha affermato Ryanair, che gli ha detto: voi in Italia non dovete più atterrare perché non rispettate il Covid. E Daniel gli ha detto: vaffanculo, Enac, noi atterriamo, voliamo, atterriamo e voliamo. Ryanair, e fa bene. Enac, patentino. Con questo non vi serve per volare con questo. Vi serve se volete comprare il fratello superiore a lui. Perché? Perché il patentino è obbligatorio soltanto per droni che pesano più di 250 grammi, infatti questo pesa 249 grammi. Poi anche se ci mettete le altre cose, lui aumenta il peso, ma non succede nulla perché la casa madre lo dichiara 249 grammi, è scritto anche qui, 249 grammi. Questo non vi serve il patentino. Ma se poi vi piace e volete volare con un drone superiore a questo, vi serve questo. Patentino, drone, fly. Attenzione, perché questo qui non è il CRO. Queste per operazioni non critiche. Le chiamiamo per come devono essere chiamate, operazioni non critiche. Volare, volare nei boschi dove volete volare, volate. Si chiamano operazioni non critiche, cioè passatempo. Questo patentino vi dà la possibilità di volare con un drone superiore a 250 grammi per passatempo. Se invece volete volare per uso non ricreativo, ma per lavoro, dovete andare a fare un corso fisico, che questo si piglia online, un corso fisico con degli istruttori che vi faranno fare 7 giorni, credo che dura il corso, 5 giorni, costa sui 1.000 euro. Farete anche un esame di guida come la patente della macchina, invece di essere di guida, esame di volo. Un esame di volo, loro vi dicono di prendere di qua, di prendere di là. E allora, questo patentino si chiama sempre patentino con un'aggiunzione in più, CRO. Viene rilasciato un numero CRO. In quel caso, con quel tipo di patentino, potete usare il vostro drone per uso lavorativo. Adesso vi dico un'altra cosa. Tutti i droni, sia che pesano 249 grammi, sia che pesano 5 kg,
L'assicurazione è obbligatoria. Dovete pagare in 30-40 all'anno di assicurazione. Perché se cade in testa a qualcuno, l'ammazzate. E chi lo paga? C'è un'assicurazione che vale per tutti i droni, perciò è obbligatorio. Se volete volare senza patentino e senza assicurazione, potete farlo. È come camminare con la macchina senza patente e senza assicurazione, siete a rischio. Come io che ho volato fuori dal balcone lì in centro città, ho fatto un volo che lì vicino c'è l'ospedale. Non si può volare lì, perché voi non potete volare vicino, in città non potete volare. Dimenticate, neanche con quello. Non che dicono, vabbè, con questo volete volare. No, perché c'è la videocamera e le persone si offendono. Non vogliono essere ripresi a loro insaputa per farvi voi il video. Questo è privacy. Voi non potete volare dove c'è una persona, né in città, né anche in altri posti. Voi potete volare dove non c'è nessuno, dove siete soli. È il vostro passatempo. Voi non potete volare dove ci sono le persone. Le persone non vogliono, dicono, le leggi dicono a 50 metri d'altezza da una persona, a 30 metri d'altezza, sì, ok, ci sta l'altezza. Io vi dico direttamente, essendo che non siamo con il metro, soprattutto a Palermo, se volate con un drone e viene uno e dice, quella è mia moglie, ma tu a chi state pigliando? A mia moglie, questo ve lo fa mangiare. Ve lo fa mangiare, perché la gente non li vuole queste cose. Quindi ci vuole anche un po' di discrezione a dire no, io volo dove non c'è nessuno. E che potete volare? Non disturbate a nessuno. E questo è uno. Quindi l'assicurazione è obbligatoria per tutti i droni che hanno queste videocamere importanti. Obbligatorio. Il patentino è obbligatorio. Per i droni che superano i 250 grammi. E io ce l'ho. L'iPhone ce l'ho. E siamo a posto. Questo lo ci faccio io con questo. Sta uscendo l'iPhone 12. Lo cambierò quando uscirà l'iPhone 18. Fa 6 anni. Allora. Questo è obbligatorio, non prendiamoci in giro. Questo è obbligatorio. Questo è del DJ Mavic Air 2, è più grande, vedete quant'è la differenza? Qua non c'entra, è troppo grande per questo. Però l'ho ordinato quello piccolo suo. È obbligato, si mette qui. Voi neanche lo vedete, va messo bello qui dentro, messo in un modo bellissimo. Voi manco lo vedete. Cosa fa? Vi protegge la videocamera mentre volate, in caso di caduta. Ve lo protegge da queste cose che c'ha qui laterali. E vi evita il disturbo del sole, dei raggi solari. Questo gli fa tipo ombra. Quindi non serve andare a mettere il vetrino, la lente ND8, ND12, ND16, quanto sono belli i video naturali con la sua luce. Quella luce che abbiamo noi. Andiamo a mettere N12, N14, N16. Ma quanto sono belli invece i video naturali. Andate a vedere l'ultimo, cioè che ho fatto adesso. L'ho fatto volare 3 secondi dal balcone, l'ho fatto uscire, l'ho fatto fare un giro da Palermo e l'ho fatto tornare. Guardate che bella luce che c'è, come si vede. Si vede una cartolina quel video. Con la sua luce naturale, senza metterci niente. Semmai dovete comprare, e su Amazon c'è un pacchetto. Perché il vetrino soltanto, purtroppo, non l'ho trovato. Sono stato costretto a comprare un pacchetto da Amazon che ti davano questo e mi serve. Questo già ce l'ho. Ma con 8 euro credo che costa, ti danno questo, questo e quello che mi interessa a me è il vetrino. Il vetrino l'ho trovato su un pacchetto di combinazione comprando 3-4 prodotti. C'è il vetrino. Questo vetrino è importante perché voi lo mettete qui, forse è tipo calamitato, si gira, si appiccica, poi
vedremo come si mette, ma sarà facilissimo. Lo mettete e lui vi protegge il vetro, come il telefonino quando lo comprate gli mettete la pellicola, perfetto. Però è un vetro temperato. Quello va bene. Quindi dico, ci compriamo il vetro temperato per riservarci la videocamera, il vetro. E questo coso qua che è importante per quando volate i raggi solari. Quindi sono accessori, questi che io vi sto dicendo, accessori importanti. Non sono tanto per metterci due accessori, questi sono importanti. Questo che protegge lui. E in più volate con questo messo è bellissimo perché il sole non gli dà fastidio. Questi tappetti vanno bene per riparare il motore, il vetro temperato da mettere qui e i piedini per rialzare. Se fate esaminate questi accessori, voi dite effettivamente sta dicendo tutte cose giuste. Sono accessori giusti. Continuiamo con gli accessori giusti. Ecco, compratevi un filo più lungo. Oltre a quello che c'è d'azione, che sono corti così, compratevi anche quello più lunghetto che l'ho comprato, è qua vicino, non lo vedo. Compratevi un filo più lungo. Ah, è montato. L'ho montato qui, filo più lungo. Perché magari volete metterci un iPad e già ci avete il filo. Comprate un filo più lungo. Sono arrivate le antenne che vi dicevo io. Facilissime da montare. Un e due. Allora, di questo video lo ripeto, questa è vera e questa è fake. Questa non è un'antenna, questa è finta. Almeno mi è sembrato di capire che è così. Eventualmente me lo lasciate qui sotto. Me lo scrivete qui sotto se ho ragione o no. Io ho capito che questo è finto e questo è vero. Va bene, tutti si lamentano della trasmissione. Molte persone hanno risolto il problema volando in manuale, andando nella sezione sicurezza, andando a modificare i parametri di volo, cioè sono passati dall'automatico al manuale, hanno scelto la frequenza manuale, si sono collegati su una frequenza e dicono che quella frequenza non gli fa perdere più segnale. Mentre in automatico lui switcha tra una frequenza e l'altra e forse è per questo che perde segnale, perché switcha continuamente e magari sono frazioni di secondi, magari hanno ragione, però provate se avete questa voglia. Ma questi ancora non l'ho provati, ho visto il video dimostrativo. Sembrano buoni, facili da mettere e da levare. Lo devo provare. Questi qua servono per amplificare il segnale. Quindi con questi, teoricamente, costano pochissimo. Con questi risolvete per sempre il problema del segnale. Qui c'è il joystick. Qui c'è l'antenna. Si entra facilmente, guarda, uno e due, e schiacci, uno e due, non c'è niente di più semplice, non l'ho provati, li ho provati in casa, che senza questi il segnale non me lo prende con il joystick, il drone, il piccoletto, chiamiamolo piccoletto. Il piccoletto che vi consiglio di comprarlo, così almeno già capiamo che io ne sto parlando bene, sto parlando male su certi aspetti, che si potevano superare facilmente, ma non parlo male di lui. Questo è un gioiello. L'ho provato a casa, solitamente. Il segnale non me lo prende già in casa perché c'è cemento, c'è questo, c'è quello, viene disturbato il segnale. E allora già lui in casa mi prende il segnale. Quindi io penso che comunque sia è buono. Cioè a casa mi prende il segnale che non lo prendeva mai.
casa, figurati per prendere il segnale a casa. Quindi queste antenne, queste parabole costano poco, le potete comprare, anzi vi consiglio di comprarle. E siamo a tre, anche quest'altro consiglio. C'ho una luce che qualcuno mi ha detto per la bicicletta è buona. Sì, anche per la bicicletta è buona. Aspetta, cambiamo, passiamo un attimo a questo argomento. Borse per portare le batterie. Se volete prendere l'aereo, compratevi queste borsette. Le batterie devono andare qui dentro. Rischiate che non vi fanno salire il drone sull'aereo per le batterie. È chiaro il messaggio. Se andate su Ryanair o su Lufthansa o su Alitalia, andate a vedere lì, c'è scritto. C'è scritto sulle batterie come vanno portate. Quindi compatevi queste borsette se avete intenzione di prendere l'aereo. Utile. La luce. Quante volte voi volate con questo piccoletto e siete in alto? Siccome è piccolo, faticate pure a vederlo. E magari siete messi così col telefono, state guidando col telefono messo qui. Ma dov'è? Che non lo vediamo. Entrate in panico. Facciamolo tornare. E invece di tornare lui si allontana sempre di più perché non lo sapete usare. Perché la vostra voglia è come quella mia. Non vedevate l'ora di... E invece bisogna fare un po' di pratica da vicino e vicino, capire i comandi. Così va avanti, così va indietro, così va... Lasciamo stare questo argomento. Diciamo, ah, dov'è? Dov'è? Fortuna che c'è il tasto che lui torna. Metteteci qualcosa del genere. Questo è potente. In più, questo si carica con il filo. Quindi non ci vanno le batterie che si cambiano. E durano parecchie. 8 ore. 8 ore fisso. 8 ore, aspetta, fisso 2 ore durano, lampeggiando 8 ore, quindi in modalità lampeggiando 8 ore, così 8 ore. Lo mettete qui e io vi assicuro che anche da lontano lo vedete. Quindi questo panico non vi viene più, questa angoscia. Questo è importante. Magari non ci pensate adesso. Io già ho avuto questi problemi, ecco perché è nato. Questa è graziosa. Fateci una fotografia qui, così capite qual è. Fateci una fotografia. Fatto. Fatto. Trovate dentro il filo per ricaricarlo. Questo c'ha 3 colori. Dentro lo scatolo troverete 2 feltri, feltro 2 da appiccicare, 2 ne trovate, perché va bene anche per la bicicletta, qualcuno mi ha detto, ma per la bici va bene per la bici, per il monopattino, per tutto volendo. Ha due cose, perciò potete staccare dal drone e metterlo nella bici, è utile per tutte cose, è utile per tutte, è potente, guardate come mi acceca, quindi compratela, e costa sui 20 euro. Perché è ricaricabile comunque. Cambiamo colore. Rosso, verde. È potente. Guardate come lo vedete. Lo vedete, da lontano lo vedete.
E c'è anche bianco. Dov'è il bianco? Lungo subito si è fatto, 45 minuti. Dobbiamo sbrigare. Bianco, potente. Dura 8 ore lampeggiando, 2 ore fisso, 3 batterie a 30 minuti l'uno sono 90 minuti, quindi anche fisso ci potete fare un volo con 3 batterie. Io vi consiglio di metterlo fisso, perché da lontano lo dovete vedere voi, non da vicino. E da lontano lo volete fisso questo, non che lampeggia. Così capite pure come lui è messo, per farlo tornare indietro, la direzione, se è messo di fianco, se è messo di poppa, se è messo di prua. Perché voi rischiate che invece di farlo tornare, lo allontanate ancora di più. Sembra facile, ma non è facile. Non è facile guidarlo. Attenzione perché è facile sbatterlo perché non c'ha sensori. A proposito dei sensori, che ne parlerò subito, subito perché è un argomento importante quello dei sensori. Alexa musica. Questo non è, fa schifo per bloccare le eliche, per conservarlo. Ce ne sono prodotti migliori. Io ho comprato sta fascia, però mi sta arrivando un altro affarino che si poggia sulle eliche, così, si poggia così e hai finito, non ti fai più niente. Questa invece c'è la cinghia, deve stringere. Alexa, stacca la musica. Questo dicevamo di non comprarlo perché questo qua che senso ha? Non può atterrare a mare, anche quando. Poi se si rovescia, va a fondo solo. È tutto aperto, capite? Entra l'acqua. Non è impermeabile. Si brucia, si spegne. Quindi che senso ha che vendono queste cose? Non l'ho capito a che servono. Se qualcuno sa dirmi a cosa servono, me lo scriva qui sotto. A me mi sembra che servono per farlo atterrare in acqua, ma non serve atterrare. Cioè atterri in acqua costoso. E se un cavallo non lo fa rovesciare o nel modo di atterrare, lo fate atterrare lateralmente, questo non se ne va a fondo. Glu 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 glu. Glu 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 glu. O picchi tu, glu 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 glu, o va picchi tu. Non serve, non serve. Alexa musica. Questi tappeti erano. Che cosa manca? Mannaggia a me. Questo scocoso qui. Nella versione combo, Alexa, metti volume 3. Questo coso qui, che voi praticamente lo trovate nella versione combo, serve per caricare le batterie, ma comunque ve le carica una a uno. Non è che voi le mettete tutte e tre insieme le carica. Prima una, finisce uno, attacca a caricare l'altro in automatico. Poi domani mattina magari le trovate tutte e tre cariche. Io ho messo dei numeri, quindi numeratele le batterie, 1, 2 e 3. Così usurate sempre le stesse batterie, magari usate sempre la 1 e la 2, capite? Avete un nome nella batteria, manco per mischiarle. Fate 1, 2 e 3. Ci mettete un adesivo, scrivete 1, 2 e 3. Questa è una buona idea. Ah, in questo piccoletto ci ho aggiunto pure queste lampadine qui sotto io. Ma sinceramente, parlando con voi, non so se si siano così tanto utili. Non consumano niente, ci sono le batterie dentro, giri. Dice, ma si vede? Si vede la sera questi, se volete di sera sì, ma di giorno non è che si vedono tanto. Però
Se ci montate la super batteria, la super luce, e sì che si vede. Guardate che c'è qua. Cioè non si vede ora. Ma ci vuole essere ciechi per non vederlo. Potete fare fra queste girate così. Li prendete così. Ah! Nella versione combo, che nella versione combo c'è da prendere solo le batterie, perché troverete anche i paraeliche che io vi dico di metterli, è importante. Li trovate nella versione combo, dentro lo scatolo, le paraeliche. Io vi consiglio, se siete pratici, di metterle, vedete? È facile montarli, non è difficile. Io ora mi secca, poi ve lo vedete. Li usate? Se sapete guidare non vi servono tanto, però servono. Non è che vi posso dire non metterli. Capito a me. Però è lì che si vanno messi. È come una cintura di sicurezza. Va messo. Nella moto il casco va messo. Vi posso dire mai non metterlo. Dovete mettere il casco, dovete mettere la cintura e questo va messo nel qui. E lui diventa un UFO. Passa da piccoletto drone a UFO drone, perché monta sta gabbia e però se sbatte, se sbatte non si fa niente. Io mi sembra che forse ho finito. Forse questa volta ho finito veramente. Mi sembra che ho detto tutto. Vi ho parlato della patente. E vi consiglio di acquistare al 30 euro quando l'accendete. Avete 48 ore di tempo per decidere. Lui vi chiederà se volete acquistare la DJK Refresh. DJK Refresh. DJK Refresh. Quando voi l'accendete, lo state. La prima accensione, gli aggiornamenti, quello che vi chiede, tutto quello che vi dice di fare, fate. Poi vi dirà pure: vuoi acquistare la DJK Refresh? Fai sì e ti porta su Apple per pagare, diciamo, 30 euro. Poi, da quel momento in poi, questo drone è assicurato per un anno, ha una situazione differente per un anno, perché c'ha sempre la sua garanzia. Però questa DJK Refresh, DJK Refresh, serve per praticamente, voi se volete, tanto per dire, vi cade, si distrugge tutto, anche per colpa vostra, perché è colpa vostra, che lui non cade. Ah, devo parlare anche dei sensori, una cosa veloce, cioè sbrighiamoci. Questo qui, se voi lo sbattete, lo prendete, lo mandate a loro e ve ne mandano un altro, pagando 10 euro, 20 euro, 30 euro, la prima volta 30 euro deve pagare. Quindi costa 30, 39 euro, la DJK Refresh costa 39 euro, vi dà diritto a due sostituzioni in un anno, anche per colpa vostra. L'importante è che ci rimandate il drone indietro. Se va a mare e affonda, quelli non vi credono, vogliono il drone. Quindi dovete prendere il drone e mandarglielo indietro. Avete due sostituzioni e ve ne mandano nuovi, due nuovi. Nuovi condizionati, cose nuovi. Quindi 30 euro che fa per un anno non lo fai. Parliamo dei sensori, abbiamo finito. Allora, questo non ce l'ha i sensori. Quindi cosa significa questo? Che vi divertite. Se lo sapete guidare, andate in mezzo agli alberi, piano piano, fate dei video stupendi, dei capolavori. I sensori invece si bloccano, non passano. Quindi sono belli, ma sono. Vi faccio un piccolo esempio. Col mio DJI Air 2 con i sensori, l'ho fatto fuori dal balcone. Quando l'ho fatto tornare, si è fermato davanti al balcone e non voleva entrare. Nonostante gli facevo così, lui non entrava. Perché vedeva la barra del balcone, lo riconosceva come ostacolo.
non passa. Quindi per uscire è uscita e per tornare non voleva entrare nel parco. Perché riconosceva gli ostacoli, non riusciva a entrare. E là il cuore. Che faccio? Che faccio? Non vuole entrare. Lo potete prendere con la mano. E vi fate anche male la mano, è male la mano, perché se non lo sapete prendere sto coso vi tagliate pure la mano. Alexa, stop musica! Che ho finito. Dovete entrare sulle opzioni. Quando è così. Andate su sensori e disattivate e fate entrare dal balcone. Quindi c'è la fortuna che i sensori si possono disattivare anche in volo. Meno male. Questa cosa mi ha salvato. Perché non voleva entrare, perché vedeva lui il balcone come un ostacolo. Io ho pensato, aspetta qua, i sensori. Sono entrato nelle impostazioni, disattivo sensori ed è entrato come lui, come entra lui, che lui senza sensori, per cui proprio non ne ha. Quindi diciamo che in certi casi i sensori sono un pericolo per voi. E dovete sapere dove andare a disattivare in tempo reale, subito. Altrimenti, per qualcuno che dice, ah, perché tu non lo sapevi fare passare con i sensori, può passare con i sensori attivati. Lui si ferma. Tu devi tenere premuto verso di te il joystick. Lui si ferma. Tu devi tenere premuto. Lui si sblocca e passa perché lui capisce che tu lo vuoi fare passare. Capite il discorso dov'è? Perché loro, lui, cosa dice lui? Dice: ah, ma il padrone mi ha sbloccato. Quindi, se voi tenete premuto, è come se volete fare l'atterraggio sulla mano. Lo volete fare atterrare nella mano, anche piccoletto, non attendere perché poi ci mettete la mano di sotto. Lui che c'ha i sensori. Siccome si alza da 1 metro da terra, lui appena vede la mano sotto, lo vede come ostacolo e si alza di 1 metro. Se volete farlo atterrare sulla mano, avete solo un modo. Tenere questo insistentemente abbassato per cercare di farlo atterrare con la forzatura. Quindi atterrare lui con la forzatura lui atterra, perché lui riconosce a voi che avete tenuto questo premuto per un paio di secondi in più e si sblocca e atterra sulla mano. Stessa cosa è quello con i sensori. Poteva passare dal balcone, dovevo essere io a insistere, ma avevo paura. Allora ho preferito disattivarli manualmente. Con questa è tutto, veramente è tutto, tutto. Non parleremo più di niente adesso, parleremo di altre cose, del robot, lavapavimenti appena arriverà. Con questo è tutto. Amazon e Alexa Musica. Con questa musica vi saluto. Alexa volume 10. Alexa volume 10. Con questa canzone vi lasco. Un saluto a Very Normal Special, il gruppo che ci sponsorizza. Al prossimo video. Ciao!